Ciao a tutti, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi vediamo assieme cosa fare con la carta riciclata che abbiamo fatto nel video precedente. Se non l'avete visto, vi lascio qua in alto il menu a tendina, cliccatelo così vedete come fare la carta riciclata. Eccoci, allora la prima cosa che dobbiamo fare è stirare i nostri fogli. Se lo facciamo con pochissimo vapore, possiamo anche non mettere l'asciugamano sopra, andare direttamente sul foglio. Otterremo così dei fogli ben stirati. Eccoci, allora quello che dobbiamo fare adesso è, con un righello e una matita, diminuire la grandezza dei fogli, direi mezzo centimetro per lato. E dobbiamo fare questo per tutti i fogli che vogliamo usare per fare la nostra agenda. Io ho deciso di fare un'agenda con 12 foglietti, quindi verranno 24 pagine. Le pieghiamo a metà. A coppie di 2 o di 3. Ne inseriamo una dentro l'altra. Rifiniamo ancora i bordi. E procediamo a rilegarlo. Per la rilegatura ci serviranno ago e filo. Facciamo due nodi in fondo al filo. Passiamo l'ago dalla parte esterna. Alla parte interna, verso l'esterno. E di nuovo dalla parte di qui. E alla parte opposta. Adesso passiamo agli altri fogli lasciando filo e ago attaccati a questi. Tre fogli, chiudiamo. Rifiniamo, pieghiamo i precedenti. Andiamo a inserire l'ago. A questo punto passiamo l'ago da questa asola che si è creata a questa sotto. Due volte. Adesso che sono rilegati, prendiamo un foglio, ne tagliamo un pezzo e possiamo usare o la colla vinilica o la colla Pritt. La passiamo lungo tutto il bordo in abbondanza. E lo incolliamo anche nei laterali.
lasciamo asciugare bene, magari lo appoggiamo, lo mettiamo sotto una pila di libri in modo che rimanga schiacciato. Adesso che è asciutta, prendiamo la copertina che abbiamo fatto assieme, quella blu, mettiamo tanta colla. Adesso che è quasi asciutto, possiamo mettere una decorazione. Prendiamo il nastro in eccedenza e al centro io ho scelto di mettere questo motivo. Lo lasciamo un po' più lungo e andrà a formare un nodo per chiudere l'agenda. L'agendina è venuta così. C'è un fiocco qua, si può aprire. L'interno è così. I fogli sono ben rilegati, non si vedono le cuciture. Bene, io direi che è un'ottima idea di regalo. È fantastico poterla fare completamente da zero partendo da della semplice carta. Può essere una bellissima idea di regalo, ideale per tutti gli ecologisti. Se non volete buttare via la carta e sprecarla, potete riciclarla e fare cose del genere da regalare, da tenere per sé. Molto bella. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e premete la campanella per attivare le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!